Buongiorno a tutti amici interisti, bentornati al mio canale e benvenuti in questo super nuovo video da Campioni d'Italia. Oggi da Campioni d'Italia il 20° è arrivato e oggi si gode ancora di più. Il giorno dopo è ancora meglio. Ringrazio il mio amico Giovanni Monaco che mi ha gentilmente prestato la maglietta del centenario per fare proprio questo video pagellone da Campioni d'Italia e da vincitori della seconda stella. Qui ce ne andrà un'altra l'anno prossimo e quindi ragazzi dobbiamo solo essere felicissimi per questo, perché siamo la seconda squadra dopo la Juventus chiaramente ad arrivare alla seconda stella in Italia e siamo tra le prime 5 o 6 se non ricordo male in Europa ad averle. Andiamo subito al dunque, andiamo subito al pagellone e partiamo subito con Sommer che si vende un bel 7 viene in pagella perché fa una cosa davvero importante, ovvero mantenere il risultato quando Calabria ha deciso di tirare in porta e metterci in difficoltà. Chiaramente era un tiro difficile, comunque non semplice, e Sommer ha messo la sua firma, quindi si prende un bel 7 pieno in pagella. 7 che do anche a Benjamin Pavard perché ha fatto un grandissimo assist spizzato sul calcio d'angolo che permette ad Acerbone nazionale di insaccare e fare l'1-0. Poi grande partita da quel lato, sia Leao che Teo Hernandez non sono stati in grado di impensierirlo, si becca un bel 7 pieno, anzi 7 più per l'assist a Pavard. Andiamo da Acerbi, a qua do 8 pieno perché non ha fatto muovere né Leao né Pulisic che faceva seconda punta né Loftus-Cheek e soprattutto mi fa il gol che mi apre le danze. Abbiamo dato del milanista ad Acerbi quando ha fatto tra virgolette segnare Tonali nel famoso Lazio-Milan che poi ha dato il via allo scudetto sculato dei nostri cugini quell'anno, ma nessuno lo voleva, è venuto zitto zitto, si è messo a lavorare, è entrato nel cuore dei nostri tifosi, è entrato nel mio cuore personale, ce l'ho anche al Fantacalcio e mi ha dato anche un'altra gioia anche per questo motivo, e gli do 8 pieno a San Francesco Acerbi. Andiamo a Bastoni al quale do 7 anche a lui, perché è lui che con il lancio per Thuram dà il via all'azione che poi porta a Thuram stesso a fare il gol del 2-0 momentaneo e quindi poi viene messo poco in difficoltà da tutto il Milan, che è veramente come gioco zero, ieri hanno fatto vedere per l'ennesima volta quanto sono scarsi a livello di gioco, poi hanno delle buonissime individualità ma a livello di gioco fanno veramente pena, e Bastoni ha fatto un'altra grande partita. Andiamo a Darmian al quale do 6,5 perché anche grazie a lui Teo Hernandez e Leao hanno fatto veramente poco e nulla, c'è poco da dire. Poi quando esce lui entra Dumfries al quale voglio dare un 8, Dumfries do 8 perché ha quella voglia che mette in campo di far nascere quella rissa con Teo, e io mi gaso da morire quando li vedo che proprio che si scatenano, che si prendono a cazzotti, io mi gaso, do 8 a Dumfries solo per questo, tanto Teo salterà la prossima partita che sarà una partita importante per il Milan perché sarà contro la Juve e quindi io godo ancora di più, 8 a Dumfries. Andiamo invece a Barella al quale do 7 perché ha fatto un'ottima partita, abbiamo visto la differenza di centrocampo che ci abbiamo tra noi e loro hanno buoni giocatori, noi abbiamo giocatori di tutt'altro livello e anche ieri si è visto nel palleggio, nel gioco che riusciamo ad avere e al contrario loro. 7 per Barella. Andiamo a Çalhanoğlu al quale non posso che dare 8 a Çalhanoğlu perché non ho fatto una partita pazzesca da 8, però quanto godo a vedere Çalhanoğlu che gli alza lo scudetto in faccia, quanto posso godere, allora non posso che dare 8 per Hakan Çalhanoğlu, poteva condire questo anche con un gol la serata di ieri, ma sarebbe stato anche troppo, sarebbe stata un'umiliazione troppo grande per i nostri cugini, le ha voluti graziare questa volta da signore qual è, si è stato zitto, gli ha alzato lo scudetto in faccia e si prende l'8 in pagina da parte mia. Andiamo a Mkhitaryan al quale do anche a lui 7 perché tatticamente è stato impeccabile, non ha sbagliato nulla, peccato che nell'unica vera occasione che c'ha praticamente la mette in bocca a Magnano, non riesce a angolarla come invece aveva fatto nei derby all'andata dove l'aveva purgato per ben 2 volte, ma si prende anche lui un bel 7. Di Marco 6,5 perché da lui, dal suo calcio d'angolo deriva poi l'assist di Pavard per Acerbi, mette anche un altro gran pallone in mezzo per Lautaro, anzi do 7 di Marco proprio per questo, perché mette un altro gran pallone in mezzo per Lautaro che purtroppo però spedisce, non si sa come, era più difficile sbagliarlo che farlo quel gol, e lo spedisce in tribuna. Andiamo ai due
attaccanti che sono chiaramente Lautaro, al quale non posso che dare almeno la sufficienza, 6 più per l'impegno, per l'abnegazione, sbaglia quel gol clamoroso, gli avete dato un voto inferiore sicuramente se fosse stata un'altra partita, ma è la partita che ci garantisce lo scudetto, che ci dà questa gioia di vedergli alzare questo trofeo in faccia a questi milantristi, e quindi non posso che dare il 6 più a Lautaro Martinez, anche se ha sbagliato quel gol abbastanza clamorosamente. 8 e mezzo a Marcus Thuram, 8 e mezzo, proprio lui che doveva andare da loro, doveva essere il loro grande acquisto, lo volevano, poi hanno detto che non lo volevano realmente perché comunque era un buon giocatore soltanto, non valeva 5 milioni di euro l'anno, noi gliene abbiamo dati 6, lo stiamo strapagando, preso a zero. Zero, preso a zero, ha fatto molto di più di quello che aveva fatto Dzeko negli anni passati. Io mi sarei accontentato degli stessi bonus, quindi gol e assist di Dzeko, non solo ne ha fatti di più nel complesso, ma soprattutto ci dà quelle soluzioni di gioco che solo lui ci può dare con la sua fisicità, ma con la sua velocità, il suo dribbling, le sue giocate. E ieri l'ennesimo grande gol nel derby, assoluto quello d'andata, spettacolare quello d'andata. Ora ieri al ritorno gliene ha fatto un altro molto molto bello, si è preso il gioco di Tomori e poi ha messo una palla lì dove Maignan sinceramente ha delle colpe, senza ombra di dubbio, ma il gol è tutto di Marcus Thuram, grandissimo gol e grandissima prestazione, 8 pieno per Marcus Thuram. Andiamo a tutti i subentranti, che a parte Dumfries che l'ho detto, gli ho dato 8 e ho spiegato anche i motivi, tutti gli altri, Frattesi, insomma Carlos Augusto, tutti quelli che sono entrati si prendono il 6 la sufficienza, sono entrati in un momento dove il Milan stava cercando in tutti i modi di ribaltare la partita, poi alla fine non c'è riuscita, hanno fatto un gol con Tomori, però per il resto si prendono tutti la sufficienza. Ma voglio fare un plauso e voglio ringraziare apertamente l'artefice, il vero artefice di tutto questo, Simone Limone Inzaghi, il re di coppe, che comunque non posso che dargli 10 per l'ennesimo derby vinto. Gli abbiamo alzato questo scudetto in faccia, li abbiamo presi a pisellate dall'inizio alla fine, e non posso che dare 10 a Simone Limone Inzaghi, il re di coppe. Il re di coppe ha portato anche questo. Simone Inzaghi, detto anche trofei e fatturato, perché è questo che ha fatto, ragazzi, al contrario di Conte, che ci ha lasciati nel momento di difficoltà, quando dovevamo cedere perché eravamo in condizioni economiche precarie, dovevamo assolutamente cedere i pezzi pregiati, e lui invece chiedeva di acquistarne ulteriori. Inzaghi è arrivato zitto zitto dalla Lazio, ha avuto bisogno di tempo per prendersi l'Inter in mano, il primo anno siamo arrivati a tanto così dallo scudetto, si è rifatto ieri sera dopo delle annate importantissime dove ha portato Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, abbiamo fatto anche una finale di Champions inaspettatissima da tutti noi, me in primis. Quella finale ci ha sbloccato qualcosa, ci ha fatto acquisire quella mentalità, quella forza, quel gioco, quella grinta per poter ambire alla seconda stella, e quest'anno l'abbiamo raggiunta solo grazie a Simone Inzaghi. Non solo grazie a Simone Inzaghi, ma soprattutto dobbiamo dire grazie a tutto l'ambiente, quindi Marotta, Ausilio, Baccine, tutti hanno fatto un lavoro eccelso. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui, 10 a Inzaghi, ci vediamo al prossimo video, vediamo se riusciamo a fare una live con Ali Black Blue, che era il nostro intento farla, però gli impegni lavorativi, sia miei che suoi, ci stanno mettendo un po' i bastoni tra le ruote, ma la faremo prima o poi, perché questa seconda stella merita una live senza ombra di dubbio. Forza Inter sempre, e ti a tutte le cucche, ieri milantristi ci hanno provato, ma scudetto in faccia, prese a pisellate dall'inizio alla fine.